altissimo, onnipotente, oh Signore, tue sono le lauree, la gloria, la gloria. Ed ogni benedizione. A te solo, Altissimo, sei confanto. Ed nulla uomo, nulla uomo. Laudato sii mi Signore, con tutte le tue creature, specialmente me solo, lo frate solo, lo quale io, ed a lui di noi, per lui. De te Altissimo, porta significazione. Laudato sii mio Signore, e sola luna, e le stelle, in cielo le hai formate clarite e preziose e belle. Laudato sii mio Signore, e frate bene. Etare, et lupino, et sereno, et omne tempo, e lo quale tu, Altissimo, a noi dai sostentamento. Laudato sii mio Signore, e sola la quale è molto umile ed utile ed preziosa ed casta. Laudato sii mio Signore, e frate popolo, per lo quale e ne illumini la notte per lui, e tendo e vedo, e Dio punto, e rigustoso, e forte. Laudato sii mio Signore, per sola nostra madre terra, la quale ci sostiene, proveggi e produce diversi frutti, con coloriti flori,
terra. Laudato sii mi Signore, per quelli che perdonano per lo tuo amore e sostengono infermità e tribolazione. Beati, beati quelli che sostradranno in pace, ma da te Altissimo siranno incoronati. Laudato sii mi Signore, persona morte corporale, dalla quale nulla uomo vivente può scappare. Guai, guai a quelli che vorranno e di peccato mortale. Beati quelli che troveranno nelle tue santissime volontà. Cara morte seconda, non è mai. Rappresentare il sole, noi intanto sappiamo che il sole non è stato, non fa parte solo della nostra fede e che per noi è Dio perché è la luce, ma il sole fa parte di tanta fede di questo pianeta, dai peruviani, dagli aztechi, dagli egizi, cioè da sempre il sole è stato adorato come la luce veramente, perché l'uomo ha subito capito è il sole che fa nascere tutto e fa crescere tutto. E quindi, e anche San Francesco ha voluto nel suo cantico rappresentare proprio questo, dove lui dice: laudato sì qui Signore, come tutte le tue creature, specialmente l'omersello frate sole, la quale orna e ti illumina per lui. E ti urla bello e radiante con grande splendore. Da te, Altissimo, porta significazione. E dire porta significazione è come dire tu sei Dio, sei la luce, sei tutto. E con te splende ogni cosa. Ed è, qui ho voluto rappresentare sorella luna e le stelle, il mare e anche la nostra natura, un agave, i fiori, i fichi d'India, che ha questo sempre cammino e questo rapporto con la Sicilia, con Palermo. Evidentemente sorella luna, noi sappiamo che fa coppia con fratello sole, frate sole è San Francesco, sorella luna è Santa Chiara. Quindi ha questo dualismo importantissimo nel cantico, dove San Francesco dice, proprio nel cantico, laudato sì mi Signore, per sola luna e le stelle, in cielo hai formato clarite et preziose e belle. E in effetti così, il firmamento di notte è una cosa stupenda. Quando noi ci fermiamo un momentino in una parte buia, ecco magari in cima a una collina, in una montagna, e ci distendiamo con le spalle a terra, e guardiamo il firmamento, ragazzi, guardatelo così, è un'altra cosa, vi dà l'impressione come se si è veramente in sospensione, grande stella. Questo io l'ho fatto
in un periodo che sono stato ospite di amici miei berberi negli anni 80 nel Sahara, nel deserto del Sahara. Ed è stata una cosa indescrivibile. E io ho sempre una nostalgia infinita del deserto, specialmente con questo cielo. E in parte ho cercato di rappresentarlo. Rappresentare la terzina di cui Francesco nel Cantico parla di frate fuoco, fratello fuoco, e lui dice: laudato si mi signore per frate fuoco, per lo quale che tutto illumini la notte ed è bello e iocundo e robusto e forte. Ecco, frate fuoco che ci riscalda non solamente le membra quando siamo stanchi, che serve anche per noi abbiamo al centro, che è il padre più grande che io ho dedicato a Madre Terra, e San Francesco dice: laudato sì, mi Signore, per nostra soro, nostra Madre Terra, la quale ne sostenta e governa e produce diversi frutti con coloriti fiori e erba. Io l'ho voluto rappresentare con qualche cosa sempre della nostra terra, con le pomelie. Le pomelie sono un fiore, però la base strettamente della provincia di Palermo, perché in altri posti della Sicilia non fioriscono. E io proprio nel mio terrazzo ne ho tante di tanti colori. Continuando, come dicevamo, che fa parte sempre della mostra, ecco, qui è il passo di cui Francesco parla nel suo racconto, parla, come vorrei dire, è quasi una preghiera, un canto, il cantico delle creature. Laudato sì, mi Signore, per i frutti. Beh, a me, un bel mazzo di carciofi. Ecco, mi è sembrata una cosa bella, ma non solo a me. Allora, caro Fabio, ti racconto una storia per me e per noi palermitani e siciliani molto bella.
questa mossa è stata realizzata in occasione della Giornata Mondiale della Pace ad Assisi nel 1986, dove ho avuto il privilegio di incontrare tutti i rappresentanti di tutte le credenze di questo pianeta. È stata una cosa straordinaria. Ho avuto la fortuna e il privilegio di pranzare e cenare con un santo, con Papa Wojtyla, abbracciarlo, baciarlo. Ecco, ed è stata, io quando ci penso, è una cosa molto bella. E quando il Santo Padre ha visitato questa mostra, proprio mi ha fatto i complimenti abbracciandomi, mi ha detto: caro Matteo, caro Pippo, questo è veramente quello che è il pensiero di Francesco di Assisi. E allora, questo quadro che noi abbiamo qua appoggiato sul cavalletto dove io lavoro rappresenta Sorella Morta nel Cantico delle Creature. I simboli che ho voluto mettere, evidentemente la mia Sicilia accenna sempre, è la nostra Palermo, in questo cammino, è quello che è tutto il cammino del mio lavoro. Ho messo un agrumeto, intanto perché c'è il verde che è la speranza, i colori hanno un'importanza straordinaria, una valenza importante, come la musica e come la danza, lo stesso sono i colori. Io dico che danzare, la musica, è tutto un colore, fare un quadro è come danzare. L'importante è far muovere sempre tutto, che l'immagine sia sempre tutta che si muove, perché è lo stesso se un ballerino resta fermo, non ha nessun significato. E allora, noi abbiamo la rappresentazione dell'agrumeto e dei limoni. Il limone, che è il giallo, sono simbolo di spiritualità, il verde che è il simbolo della speranza, il cielo che è simbolo dell'infinito, il mare che è simbolo di pulizia, l'acqua è simbolo della pulizia, e il muro è sempre, come dire, quando si apre un muro è l'altra parte, che può anche significare questo passaggio da questa nostra vita che non sappiamo se è quella vera, passiamo a un'altra vita, ma io la mia convinzione che è quella vera è quella che noi passiamo. Thank you.
Thank you.
E allora facciamo un altro inchino? 3, 2, 1 e vai! Grandi, grandissimi, uno spettacolo immenso, intenso, e dobbiamo ringraziare, lo faccio da qui sotto, caro Fabio, dobbiamo ringraziare, anche perché devo leggere, l'Associazione Siciliana Festina Lente e il suo presidente Rosario Lo Cicero Madè, che preghiamo di salire sul palco. Rosario, dove sei? Naturalmente le immagini sono state curate dal maestro Madè. E poi l'associazione francese SVS, diretta da Antonio Ceresia, in collaborazione con Fabio Dolce, eccoli qua. È bello sapere che questo evento è nato proprio a casa di Madè. Me lo scrivono qua, ma c'ero pure io, quindi sono testimone di quello che sto dicendo. Grazie al maestro Pippo che ha avuto questa intuizione. Dov'è Pippo Madè? Rosario, facciamolo accomodare. Sali, maestro. Naturalmente bisogna far salire su, diciamo, grazie Pippo, eccolo qui. Il padrone di casa, padre Francesco Biondolillo, prego, accogliamolo con un grande applauso. Che è anche direttore della Casa del Sorriso. Il maestro Mauro Visconti è già sul palco, facciamo un altro applauso al maestro, prego. Il maestro di musica elettronica francese Fanuel Herdman. Maestro! Poi bisogna ringraziare i tanti patrocini dall'Assemblea regionale siciliana al Comune di Palermo, al Comune di Monreale, al patrocino anche dell'Università di Studi di Palermo, del suo rettorato, l'Istituto Francese, il direttore Eric Biaggi, spero sia qui, c'è il direttore Eric Biaggi, non lo vediamo ma lo ringraziamo. E poi ancora, questo è un evento inserito all'interno di Palermo, Capitale della Cultura 2018, e lo merita senz'altro. E ancora l'Associazione Festina Lente, Filpio Cars, società di autoservizi, la Casa del Sorriso naturalmente, Fiasconaro che ci ha offerto, ci offrirà stasera qualcosa di grazioso e di buono, le delizie mediterranee, prodotti alimentari e dolciari che ci deliziano con i suoi prodotti a breve, nel senso che fra poco. E poi naturalmente Maria Luisa Ferraro, la nostra fotografa che è qua dietro, facciamo un applauso, fotografa di regia. Poi naturalmente il grande coro del maestro che non viene per ultimo, è tutto qui e da quella parte alla nostra destra. Poi c'è pure un ristorante pizzeria, quindi qua c'è di tutto, caro Fabio, non ti sei risparmiato. Ristorante pizzeria Stabile 169. Toda Rovini. La scuola di danza Stage Centro Danza per gli spazi e le prove. La mia Panastudio, la mia Sicilia HD, il moderatore Monreale News, che sono i media partners. La compagnia di danza SOVS. E poi per la creazione delle luci e di impianti, come si chiama? V impianti di Vigni Alberto. Facciamo un applauso anche a lui. Bene, allora, me lo passi questo microfono? Lo passi da questa parte, che sono tutti. Lo passi da qui, grazie. Dovevo leggere, mi veniva un po' male. Grazie.
caro padre Francesco, dobbiamo comprare un microfono senza fili, però, giusto? Allora, io intanto sono Francesco Panasci, ho prodotto il primo spettacolo di questi due pazzi scatenati che vedete qui. Eccoli qua, Fabio e Antonio insieme. Sono orgogliosissimo perché proprio a luglio e ad agosto, quando ci siamo visti anche con mia figlia, che è una musicista d'arpa, abbiamo messo su un progetto che si chiamava, e che si chiama, perché lo porteremo questo Natale in giro, si chiama Experimental Harp Dance. Experimental Harp Dance è un concetto di musica e arpa, e arpe, musica e danza e quant'altro, insomma era un misto un po' come questo spettacolo che avete visto stasera, e devo dire che da lì è nata una speranza che si sta pian piano concretizzando, che è la speranza di fare le cose, è la speranza di sbracciarsi. Voi avete visto uno straordinario spettacolo, difficilissimo, intenso, profondo, che visto così diceva bello, ma dietro c'è un lavoro stratosferico. Poi questi due pazzi, perché sono pazzi, riescono a far ballare tutti, cioè praticamente questi secondo me nella loro vita non hanno mai ballato, però sono riusciti a farli ballare e anche bene. E poi c'è dell'altro, perché io mi aspettavo stasera di veder saltare Pippo Madè. Ci proviamo a fare qualcosa qui adesso con lui. Pippo, te l'accogli di saltellare due minuti qua per noi? Anche da fermo. Tipo una cosa così, loro fanno saltare e ballare tutti. La prossima volta riusciremo. Bene, a questo punto bisogna replicarlo, questo spettacolo. È talmente grande, talmente bello, talmente profondo, con un significato veramente intenso, che va proposto ad altri enti. Noi abbiamo il nostro padre Francesco, prego padre Francesco, accomodati, che è il direttore della Casa del Sorriso, che ha voluto tutto questo naturalmente perché poi di fondo c'è anche il sociale, c'è il fatto di aiutare questi bambini. E ricordiamo, come ci diceva benissimo tuo papà Pio, che chi non ha ancora dato qualcosa, insomma, che lo faccia stasera e con tutto il cuore, perché tutto questo nasce anche non solo per il piacere di fare arte, musica e trasmettere appunto questo modo di sentire insomma l'arte della pittura, la musica e la danza insieme, ma è un modo anche per dire grazie alla Casa del Sorriso, che ogni giorno si occupa di questi bambini. Ma tutti quanti dobbiamo trasmettere questo intenso piacere di condivisione di progetto attraverso anche una donazione. Facciamolo tutti stasera prima di andare via. Chi non l'ha già fatto, chi lo vuole rifare solo perché appunto questo spettacolo merita, facciamolo. Padre, do il microfono a te. Allora io vorrei concludere e ringraziare innanzitutto li ha chiamati pazzi. Io scendevo qui verso le 9 quando mi ritiravo da fuori e trovavo gli apprendisti che chiedevo: ma dove siete? Ci abbiamo lavorato e adesso incominciamo. E stavano qui fino a mezzanotte. Qui mi sono chiesto nella vita se c'è una motivazione, la stanchezza passa. E loro ne sono un esempio. Però mentre ascoltavo e guardavo lo spettacolo, il mio pensiero è corso a un altro spettacolo che avevamo fatto nel 74 qui. Padre Clemente era diplomato al conservatorio, suonava organo, componeva e suonava la fisarmonica quando noi dovevamo celebrare la Santa Messa. Per cui in quello spettacolo che era presentato da Vittorio Noto, a un certo punto gridò: fermati Rosario, che era uno dei suoi giovani che componeva. I ragazzi che suonavano, siamo negli anni 70, c'era la messa beat, che erano tutti ragazzi che componevano le canzoni che poi suonavamo e cantavamo nella Santa Messa. Questo Rosario Fiumara, che adesso è morto, composto un bellissimo Padre Nostro, lo dovevano eseguire, disse: fermati, dove sei? E il mio pensiero,
pensiero, pensando e ricordando questo avvenimento, era Clemente, che non c'era bisogno di dire Clemente, fermati dove sei, ma Clemente, godi con noi questa musica straordinaria, tu dal cielo e dal luogo dove sicuramente le musiche saranno bellissime, anche ora cominciamo ad avere un assaggio. Lui non poteva immaginare che questa sera qui a distanza di quasi 50 anni ci fosse una possibilità, ma ha messo tanti semi. Uno di questi è quello della musica e del canto. E io mi auguro, avendo incontrato sia Fabio, sia Antonio, ma anche adesso il coro, il maestro Visconti un po', e tutti voi, soci, amici, e amici della Casa del Sorriso, perché i problemi della Casa del Sorriso sono problemi della società, non sono cose di nicchia, sono carenze affettive, sono violenze, sono abusi, sono tutto quello che noi guardiamo spesso attraverso la televisione. Un nostro contributo che non è soltanto economico, ma specialmente affettivo, partecipativo. Clemente diceva: una goccia insieme alle altre forma il mare, per cui una capacità di ciascuno di noi, chi con le danze, chi con la musica, chi con il canto, chi con il lavoro, può cominciare a diventare quel lievito, quella luce che cambia la società che non ci piace, che è ingiusta, ma dipende da ciascuno di noi. E allora io auguro a tutti voi innanzitutto grazie, partendo da tutti coloro che si sono sudati questa sera, ma quanto hanno sudato in questi mesi. Il maestro che ha reso possibile, perché Pippo quando mi ha chiamato ha detto: c'ho due giovani così sono brave, ma io non li conoscevo, ho detto iniziamo come tutte le cose. Questa sera sia l'inizio di un cammino, loro hanno sogni che in parte mi hanno comunicato e io sono felice, ma per raggiungere obiettivi bisogna cominciare a camminare e camminando insieme raggiungeremo cose molto belle. Adesso credo che, se la sorella Acqua permette, ci possiamo trasferire. Prima di trasferirci, io so che Giovanna vuole salire un secondo qui per... Giovanna è la mamma di Fabio. Prego Giovanna. Adesso Fabio, vuoi aggiungere un'ultima cosina e poi ci trasferiamo sotto l'acqua per mangiare e bere? Sotto l'acqua, perché dice che porta bene. Prego. Grazie a tutti, di nuovo, veramente di cuore. Grazie per essere venuti, per aver partecipato a questa grande prima, che speriamo che sia la prima di una lunga serie, con questa collaborazione col grande maestro Pippo, con i maestri musicisti, col coro di Santa Joseph, con i 10 bravi, perché bravi è un piccolissimo aggettivo che gli si può attribuire, con Giorgia, la nostra cara amica danzatrice, con Fanuele, col maestro Visconti e col maestro Pippo, già l'abbiamo detto, lo inviteremo a parlare a breve, con la Casa del Sorriso e quindi con padre Francesco. Volevo ringraziare personalmente il grande Francesco Panasci per essere qui con noi questa sera e di curarci un po' tutto l'aspetto media sociale della nostra compagnia insieme a Toni qui a Palermo. Volevo ringraziare intanto la mia azienda familiare, la Filpio Cars, e in particolar modo mio padre, che è stato il mio più grande sostenitore da quando sono nato praticamente fino ad oggi. Se non fosse per lui non sarei qui sul palcoscenico, quindi grazie tanto ai papà. Volevo fare un ringraziamento molto particolare al mio amico fratello Antonino Ceresia, col quale abbiamo iniziato anni e anni fa questa collaborazione che non finirà mai. Le nostre sono anime che si inseguono da secoli, non è una storia da 30 anni, è una storia che va molto al di là di 30 anni.
Volevo ringraziare tutte le aziende amiche alla mia famiglia, con Antonino, Marcello Costanzo, mio fratello, il ristorante mio fratello che ci ha sostenuto molto, insomma tutte le aziende che ci accompagnano qui questa sera, e volevo invitare a Pippo. Pippo, vuoi dire qualche parola prima di annunciare la sorpresa? Vuoi dire qualche parola? Allora, ok, passiamo direttamente a un'ultima sorpresa di questa sera, che sì, Pippo ha avuto l'onore di fare una sorpresa a un ospite molto caro qui presente, che, di cui lascio dire il nome al maestro Pippo Madè perché lo merita. È una sorpresa bellissima, perché è una cosa inedita. Sto facendo anche la sorpresa a chi ascolterà con la dicitura del nostro amico, che è un dicitore eccezionale. Ascolterete qualche cosa di molto bello, bellissimo. Abbiate pazienza ancora qualche minuto e poi vedrete e ascoltate. Siamo a Poggio, vicino Monreale. Il falconiere. Maestà, siamo qui su questo poggio vicino Monreale, un bel posto. Mi si dice che qui si è visto qualche cinghiale. Federico. Bravo, mi fa la rima. O il falconiere poeta. Falconiere. Mi si dice che qui si è visto un San Francesco, ex mercante che ama gli animali. Federico. Oltre che gli uomini, anche a me si dice che, da queste parti, può saltar fuori un centauro malintenzionato. Falconiere. Ci sarà da ridere. Il sant'uomo socializzerà con l'uomo cavallo. Federico. Puoi cominciare a ridere. Vedo Francesco che catechizza il centauro, come ha fatto con il lupo di Gubbio. Falconiere. Attento, il centauro ci attacca. Federico, fatti da parte, è la prima volta che combatto due bestie in una. Francesco, maestà, vi ho visto in pericolo, poiché nel centauro l'istinto della bestia è stato più forte della spiritualità dell'uomo. Il centauro, risultato di un diabolico esperimento realizzato da un cattivo mago. Maestà, ho pregato per voi. Federico. Francesco, vi ringrazio per le vostre preghiere. Venite alla reggia, sarete mio ospite e parteciperete alla conversazione del dopo cena con i miei consiglieri più cari. Francesco. Grazie, maestà. Sarà interessante, poiché la vostra saggezza è rinomata. Nel frattempo un cantastorie. A tempo calo tempo un era tempo, Dio fece le cose di suo mondo, e l'uomo quaciato e chi dutonno. E mentre camminamo per sta sciata, con asce quaciato un more tonno, o tonno un diventa pesce spada. Dio fece terra, mare e vento, arbole, montagne, animale, sia quaciupiti sia cullale, cani, atti, eppure lo pavone, e fratanto fece lo scimmione. E lo scimmione disse all'uomo, te sconcicchio e sogno contetto, picchiattierette la campagna, a mia rette pure la compagna, e a scimmia maretta a suo tempo. A voglio pur io, gridò l'uomo, ma perché fai tanto provolazzo, disse Dio, Toroem, cato faccio. Come finio, lo sapete tutti, sicchi e longhi, rosse e coite. Aramo, te mangiai sto pomo, ma era fradicio e solono. Sbamma, ca compagna di sta campagna, ca è tempo. Federico.
Federico, interessante ciò che ha raccontato il cantastorie. Pier, così abbiamo perduto l'Eden. Ermanno, paradiso perduto. Mustafa, io, Sid degli Acceri, e Sid di Lucera Saracenorm, se posso dir la mia opinione, Federico, ne hai licenza. Se il vostro Adamo fosse stato un uomo quadrato, avrebbe mollato due schiaffoni ad Eva. Pier, lascia perdere Mustafa. A tempo qualo tempo era un tempo, il tuo Maometto doveva ancora nascere. Ermanno, né Adamo era quadrato, fosse stato teutonico. Federico, né Adamo era tondo e neppure pesce spada. Mustafa, e neppure pesci broro. Ermanno, ha ceduto per amore della sua Eva. Federico, voi, Messer Francesco, che avete la fama di santità, cosa ne pensate? Francesco, è stato un debole. Nell'uomo lo spirito domina l'istinto. Federico, il discorso si fa pesante e si è fatto anche tardi. Andiamo a dormire. Federico, sono stanco. Tu vai a tentare Francesco, poi mi dirai. La cortigiana. Francesco, sento freddo. Mi fai coricare accanto a te. Francesco, accomodati, ma bada. Il mio materasso è uno strato di spine. Federico, Messer Francesco, siete un puro di cuore. Sinceramente parlate come sentite e pensate come agite. Francesco, maestà, voi mi confondete. Federico, vi rendo merito. E come dice un proverbio siciliano, rui sui potente, qua vassai, ecco un avveniente. Voi avete tanto da darmi, io no. Datemi qualche consiglio. Francesco, l'unico consiglio che posso darvi è quello di chiederlo a vostra madre Costanza, donna devota a Santa Romana Chiesa. Federico conclude. Grazie, Francesco. Vi prego di accettare il mio dono. Il poggio dove ci siamo conosciuti si chiamerà Poggio San Francesco, per mantello e corona. Il professore Cammarata, Felice Cammarata, storico, meraviglioso. Bravo Felice, ci siamo accompagnati una vita. Lo puoi far alzare un minuto, Franco? Ecco, così. Bravo, bravo Felice. Felice Cammarata. Arrivo. Aspetta, Felice, aspetta. Eccomi qua. Ripeto. Non posso che dirvi e dire viva Monreale e viva San Francesco!